Si chiama Un mare di giochi ed è l'evento pensato per i più piccoli che si svolgerà sul lungomare di Torrette nelle serate del 23 e 30 luglio e 6 agosto. Tante le iniziative dalle ore 21 per altri tre venerdì organizzati dalla Proloco di Fano, dal Paese dei Balocchi e Arfan Animation col patrocinio del Comune e Torrette Promotion. Proseguirà per altri tre venerdì dalle ore 21, praticamente ci saranno cose che interessano in particolar modo i bambini, che è una cosa molto bella, dove ci saranno dei laboratori dove si insegnerà ai bambini anche ad avere un aspetto ecologico, dove si insegna come poter riciclare e così via. Un altro aspetto invece è quello un po' più dell'animazione, dove ci saranno dei giochi, delle cose che i bambini veramente interessano. Questo è una cosa per appunto dare una risposta anche a tutti i bambini che vengono qui a Torrette, che sono veramente tanti. Quindi per animare un po' tutto il lungomare. Sì, poi dopo questo serve un po' ad animare anche tutto il lungomare, che è la nostra bellissima spiaggia, qui c'è un bellissimo panorama, una terrazza sul mare ed è una cosa molto bella. E come dicevo, Torrette ha una vocazione proprio adatta alle famiglie. E anche nelle vecchie cartoline degli anni 60-70 c'era scritto la spiaggia dei bambini. Quindi questa è un'accoglienza in più che vogliamo dare. Queste serate saranno molto divertenti perché avremo le nostre mascotte che si infileranno nei locali di Torrette, saremo lungo il viale, faremo giocare i bambini, gli faremo un po' di sorprese, un po' di giochi, abbiamo un laboratorio creativo, abbiamo i nostri tavoli con i nostri collaboratori, insomma saranno delle serate veramente divertenti. La prima è andata alla grande, quindi ci auguriamo che sarete insieme a noi, avremo anche un laboratorio insieme ad ASI per insegnare i bambini e tutto sul riciclo, e quindi non mi resta che dirvi raggiungeteci.